Forza signori, avanti, c'è posto. Siamo pronti al decollo. Benvenuti a bordo dell'aeromobile della Via Crucis. Buongiorno signori. Buongiorno. Ecco i biglietti. Oh, guarda bene che noi altri stiamo in seconda classe, perché la prima mi ha detto che costa lo doppio, eh. Sì, prego, si accomodi alla fila 17, poltrona A. Beh, lo metto in fila. La fila si riferisce alla 17. Lei si deve sedere alla poltrona A. Ah, ecco perché la A. Ah, come Amilcare, perché io mi chiamo Amilcare, eh? E dimmi una cosa, Moima che si chiama Martina, dove sei tu a mettere? Sulla fila M? No, la sua signora è sempre alla fila 17 alla poltrona C, proprio accanto a suo marito. Ma proprio alla fila 17 ci dovevi mettere? Signora, è l'unica che ha i sedili attaccati al pavimento. Gli altri, durante i vuoti d'aria, rischiano di andare a sbattere contro le pareti. Mi scusi, sa signora controllora, ma io gli voglio chiedere se su sta corriera... Oh Martì, lo vuoi capire che questa non è una corriera ma è un aeroplano? Insomma, voglio dire se qui sopra, se ci sta i gabinetti pubblici. Perché lo medico mi ha trovato un mocco di culite e allora ogni tanto devo correre, capito? Oh, stia tranquilla signora, qui c'è tutto quello che le serve, anche il bagno, uno solo, ma c'è. Comunque le ricordo che questo è un volo low cost e ogni volta che deve andare in bagno dovrà versare 2 euro. Lo so, me l'ha detto la signorina quando mi ho fatto l'ucce... Oh Martì, l'uccecchino! Guarda qua, io mi sono portata pure ora la carta igienica, sa? Perché magari in prima classe c'è sta pure. Magari è anche gratis, ma qui sul reparto dei puretti mi sa che non c'è da proprio niente. E trovo di giro io, trovo di giro che se pagava tutto, che se te potevi mettere un pannolo, così almeno risparmiamo. E ci avevo pensato, sa? Ma mi ha detto che su sta parecchi le sedili ad stretti e siccome io sono larga di dietro, dopo non ci boccavo, no? Allora mi toccava fare tutto lo viaggio in piedi, no? Certo. Lo sai che c'ha io lo cervicale e io le caviglie? Lo so, sì. Forza signori, accomodatevi ai vostri posti, che stanno arrivando gli altri passeggeri. Oh, ecco, fila 17. Tu sulla A e io sulla C. Ma sei sicuro che stiamo solo posto io? Certo che sto sicuro, non li sentite la controllora. Tu sulla C e io sulla A. Mettete posto. No, non volio di questo. Giuri. Ma sei sicuro che non stiamo dentro una lavanderia? Una lavanderia? Ma che c'entra la lavanderia adesso? Che ne so. Guarda tutti sti sportelli, guarda quanti sportelli. Ade rotondi. Non ti pare come quelli della lavatrice? Ma se erano rotondi significa che c'era da farli rotondi, non lo voglio capito, su! E poi parla piano, non mi fa fare le figuracce, mettete un po' a sedere, mettete a sedere, là, cammina, per carità. Adesso che c'hai? Che aspetta a farti sto coso? Che aspetta? Mica penserai che partirà solo per noi altri due? Dovrà montare pure qualcun altro, no? E le valigie? Tu le avrà messe le valigie? Dove vuoi che le ha messe le valigie? L'avrà messe, le avrà legate su sopra, no? Avrà fatto come quando si muove in viaggio di nozze, che siamo legate sopra la 500. Ma sai la polvere quando ne piglia, eh? E se piove? Oh mamma mia! Ci avevo messo tutti i vestiti più belli per i 25 anni del matrimonio, mamma mia. Ci avevo messo anche la vestaglia. No. Quella trasparente. Ti piaceva tanto? Ti facevi angrifa. Mi facevi angrifa. Ti ricordi? Sì, come non mi ricordo? Ma che mi ricordo? Anzi, non mi ricordare che è 25 anni che te sopporto. Con sta lingua sempre in movimento, in movimento. Non la fermi mai, non la fermi. Te vuoi sta zitta per la mezz'ora al minimo? C'hai fame, Micheli? Perché se c'hai fame, mi sono portato lo pacco, lo salame. Una bottiglia di vino. Perché durante sto viaggio qui ci potrei abbigliare fame, no? Non e allora fame. È meglio che ce lo mettiamo. Non c'ho fame, non c'ho fame, non me ne vado a mangiare adesso. E poi, non vi sentite la controllora che ha detto?
Che cosa ce l'ha la magnana da mettere sotto i denti? Come un ristorante. E che ne so, come un ristorante. Chi vivrà, vedrà. Ma, Amilcare, pensi che vivremo? Adesso che è questa storia, pensi che vivremo? Sei sicuro che serza per aria sto coso, eh? E non casca, sei sicuro? E se casca, guarda un po', che te ne frega, mica te lo tua. Se casca, cascherà. E poi, zitta un po' 5 minuti, che sta riendo la niente, che non facciamo brutte figure, zitta, fambo la buona. Bella sfortuna non aver trovato posto in prima classe. Ci adatteremo a viaggiare con il popolino. Purtroppo, commendatore, quando mi ha dato l'incarico, i posti erano già tutti esauriti. Ci adatteremo. Tanto il viaggio dura poche ore. Non vedo l'ora di arrivare. Mi scusi, signor Coso... Commendator Codegoni, prego. Volevo prestargli gli occhiali, perché siccome io sono boccecata, no? Mi manca un po' di dottrine, no? Allora con questi brogioli io vene. Mi scusi, signora, ma per quale motivo dovrei prendere i suoi occhiali? Ho sentito che non vedi all'ora del ria, no? Oh, bella questa! Quando io mi sposto ho sempre fretta, ho un sacco di affari da sbrigare. Per me il tempo è oro. Dimmi, Luana, tutto a posto con il programma? Tutto perfetto, commendatore. Scarichiamo il bagaglio, lo consegniamo all'impresa e poi cena e notte al Savoy. Camera matrimoniale, vero? Ma certo, commendatore. Tutto già predisposto. Camera matrimoniale. Scusate, anche voi andrete in viaggio di nozze? Ma no, signora, il nostro è un viaggio di lavoro. Ed io sono la segretaria particolare del commendatore. E la camera matrimoniale? Che c'entra con un viaggio di lavoro? C'entra. Ma adesso capisco perché li chiama viaggi di lavoro. Ma te vuoi fare l'affare tuo? Te vuoi sta zitta o no? Questa è niente importante. E la niente importante fatica anche di notte, fatica. State fatto che quello lì, quello lavoro lì, non andrà da un pezzo che non lo facciamo più, né di giorno né di notte. E mica per niente mi sono portata l'uvevidolle tutto trasparente. Hai fatto bene, sempre meglio di quelli muda nude fustagno che ti metti tutte le notte. Comunque siamo già in ritardo, ma in orario questi aerei. Hostess! Sì! Si può sapere perché non decolliamo? Perché c'è una persona che non vuol sapere di salire a bordo. Ma gli dica che è normale, tutti hanno un po' di paura. Ma gli faccia coraggio. Ma gliel'ho detto, ma non vuol sentire ragioni. È proprio il coraggio quello che gli manca. Ma chi è sto tizio? È il capitano. Comunque stiamo provando a convincerlo. Il capitano? Ma sei sicuro, Amilcare, che non era meglio via lo treno alla corriera? Lo treno a corriera per chi su un'isola. Guarda che sei stata tu a volergli in vacanza su un'isola, eh? A proposito, posso sapere perché sei voluta io a tutti i costi a Creta? Perché mi dici sempre che sono ignorante e cretina, capito? Allora così, stando in mezzo agli abitanti cretini, ti faccio capire che io non so cretina, ma son diligente. Allora perché non si mogliti sull'isola di Caprera? Così se mi dia sarebbe più intelligente, tu o le capre? Amilcare, ma che dici? Si moglie a partiti? Ma non mi pare. Non sento manco un movimento, non si sente niente. Io invece i movimenti li sento già. Sai tu? Dentro la panza! Sta attento quello che ria dopo i movimenti della panza. State attento, Cocca, perché te l'avevo detto, ogni movimento 2 euro costa, 2 euro. Amilcare, guarda io, per me siamo già partiti. Da stardezza pare tutte formiche. Ma guardi, signora, che sono proprio delle formiche. Dobbiamo ancora partire. Mamma mia, che macchina!
cancello! Che è successo? È andato a fuoco motore? Ma no, mi stavo a scordare il telefono a mamma, no? Per dirgli lo stimo e come stimo. No. Ci mancava pure la telefonata alla suocera adesso. Mamma! Ciao, sono Martina. Volevo dirti che ho pigliato l'aereo, eh? Come non me sindi? E se te sento io vuol dire che me sindi pure tu, no? Che dici? E sì, sì, quello che vola. E certo che c'ha l'ali, se vola. Comunque, siamo già montati a bordo. No, Brodo, che c'entra lo Brodo, ma a bordo, dentro l'apparecchio. Che dici, ma? Parla più forte, non te sento. Come? Se c'ho paura di volare? No, no, di volare non c'ho paura. C'ho paura se casco io, quello sì. Però tanto ci sta Milcare qui che mi fa coraggio. Che dici? Di non mettere fuori la testa dallo finistri? Perché sennò mi piglia la sinusite? No, no, sta tranquilla. Lo tengo chiuso lo finistri. No, no. Ti telefono quando siamo arrivati, va bene? Oh, salutemi a tutti, Salutemi a Zia Dora, a Celestina, allo Fruttarolo, allo Fornà, dammi un po', saluta a tutto il paese, dammi un po' sto telefono, va. Ci parlo io con la suocera. Oh, e salutemi anche a Gina. Oh, ma dimmi un po', ha partorito Gina? Due gemelli ha fatto? Complimenti per i gemelli. Ah, grazie, grazie. Comunque sta bene? Uno è morto? Ah, no, uno è moro e uno è biondo. Comunque li vedo quando venimo a casa, sempre se venimo. Ciao, te saluto adesso, ciao, 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 ciao. Bellissimo. Ha sentito, commendatore? Uno moro e l'altro biondo. Di chi sono i gemelli? Di vostra figlia? No, è decina, Gina la vacca. Lo volevo dire che decina non poteva nascere che due belli vitelli, guarda. Vuoi leggere? Magari. Allora, quando si decide a partire questo trabiccolo? Hostess, venga qua! Le faccio rispettosamente sapere che ogni minuto del mio tempo costa denaro, molto denaro. Il ritardo, caro signore, è solo determinato da cause di forza maggiore. Il pilota, che finalmente si è deciso a salire, ha sentito un rumore e non riesce a capire da dove proviene. E allora adesso che si fa? Nessun problema, ci è voluto un po' di tempo, ma abbiamo provveduto a cambiare pilota. E a questo degli rumori lui gliene frega proprio niente. Ci sarà la fidanza, signorina, a partire. Stia tranquilla, signora, volare non è pericoloso, è precipitare che è pericoloso. Non succede quasi mai, E se succede? E se succede, nessun problema. Vorrà dire che toccheremo terra prima del previsto. Eccoli gli ultimi passeggeri. Finalmente siete arrivati. Buonasera. Buonasera. I vostri posti sono alla fila 16, posto DF. Comunque, signore, le faccio presente che quel bagaglio non si può portare, lo deve mettere nell'apposita cappelliera. Ah, cominciamo subito, Prima cosa, io non ho niente cappelli. Seconda cosa, questo non è un bagaglio, ma è un paracadute, perché non si sa mai sto picciò che fine può fa. Allora, se lei non gli dispiace, questo io me lo tengo addosso. E lei, signora, cos'è quel coso che ha addosso? Siccome del paracadute mio cognato ce n'aveva solo uno, allora ho pensato bene di portarmi la giammella, perché siccome pulimo un boardo sopra il mare, certo, non si sa mai. Comunque, signora, depositi il suo bagaglio a mano sotto il sedile. Ma quale bagaglio a mano? Che non lo vedi? Questo non è un bagaglio a mano. Quella borsa cos'è? È questa, è una borsa. Ma è una borsa a braccio, no, mamma. Comunque, accomodatevi pure, che fra poco decolliamo. Che figli due? Senti, le mamma, ma sai lì a che serve tutti questi santini che ti si mise addosso? E questo è San Giovanni Decollato, lo patrono dei colli. E invece quell'altro che? Quest'altro è proprio San Giuseppe, è lo patrono della buona morte. Se per caso i motori pigliasse fuoco, prima dell'atterraggio. Ma mi dici perché proprio a noi, Andrea, che succede questa cosa? Mi sembrate un po' nervosi voi due. Sì, parecchio. Ma è la prima volta? No, siamo stati nervosi di altre orde, ma mai come adesso, Ma non vi sembra di esagerare un po' troppo? Che non si sa mai quello che può succedere quando non c'hai i piedi per terra. Io c'hai un amico che faceva lo pilota. Sai quello che c'è scritto sulla tomba?
morto di vecchiaia. Ma quale vecchiaia? Qui c'era scritto, qui giace Mario Bianchi, che precipitando per terra saliva al cielo. Sa che era meglio via lo treno o la corriera, Martì, che dici tu, eh? Se non se l'abbiamo andata a raccontare certe cose, quelle due, è la Orda Vono che corro la Luca Vinetto anche se costa 2 euro, eh? Sì, sì, sicuro. Pensa tu che mi raccontava le avventure sue di quando faceva lo comandante della mia zio. Un giorno abbiamo avviato l'aereo, c'era una nebbia fitta fitta, la radio non funzionava, lo serbatoio era sciucco, l'altimetro era rotto, Lucarello non si passava. È stato quel giorno che è precipitato? No, io non gli davo. Non è partito per niente l'aereo. Normale, se no come faceva a raccontargli? Quell'imbranato di un capitano ancora non è a bordo. Ancora un attimo di pazienza, perché il poveretto ha un bel difetto e gli è impossibile correre. Ma non avrà mica una sedia a rotelle? Ma no, tranquilla, non si tratta di quello. Per me gli scappa ogni 5 minuti. Nemmeno quello, e poi non sarebbe così grave. Comunque, se fosse quello, ci sarebbe da preoccuparsi, perché in questo aereo c'è un bagno solo ed è riservato ai passeggeri. E quando gli scappa? Nessun problema, la fa dal finestrino della cabina. Comunque, devi stare attento che non vada a finire sopra i motori, perché sennò sarebbe un bel guaio. Pensate che l'ultima volta è successo proprio così. E il motore? Il motore non solo si è fermato, ma si è anche staccato dall'ala. Per fortuna che l'altro ha retto, però. Oddio santo, mamma mia! Se accade anche stavolta. Tranquilli, nessun problema. Prendete il passaporto, ve lo infilate bene in bocca e stringete forte. Ma che senso ha farci fare tutto questo? Ma certo che ce l'ha. Sai il casino che succede al momento di riconoscere le salme se ognuno non porta in bocca il proprio passaporto? C'è pericolo di confondere i cadaveri. Oh, eccolo il capitano! Prego, prego, capitano, da questa parte, venga, venga, venga avanti, qua. Tutto a posto, Giovanna? Sì, tutto a posto. Passeggeri con la cintura allacciata? Sì, sì. Il tempo? Si prevedono temporali a bassa quota e forti turbolenze ad alta quota. Pieno di carburante completato? Certo, capitano, almeno lo spero. Insomma, sono quasi certa. Bene, allora ce la potremmo fare. Speriamo di non avere i venti contrari, altrimenti ogni serie di dubbi. Hostess, venga un attimo per favore. Ma siamo proprio sicuri che quello sia il capitano? Ma certo che è il capitano. È uno dei tre capitani non vedenti in forza alla nostra compagnia. Sa, bisogna capire, sono quelli che costano un po' meno. Ma come fa a decollare se non ci vede? Ma non c'è nulla da preoccuparsi. L'aereo è dotato dei più sofisticati e moderni sistemi di navigazione automatica. E adesso? Che succede? Che succede adesso? Quando decolliamo, si può sapere? Dici, siamo già arrivati a Milcare. Sarà un po' presto, per sai. Mi pare tanto che non ci siamo mossi per niente. Madonna, San Giovanni decollato, pensaci tu. È il vostro comandante Volavassi che vi parla. Avvertiamo i signori passeggeri che avremo ancora qualche istante di ritardo. Dalla torre di controllo ci avvertono che ci siamo dimenticati di fare il pieno di carburante. Con un paio di minuti ne verseremo qualche tannica nei serbatoi, sperando che basti. La nostra hostess si occuperà di voi e delle vostre piccole esigenze. Come avrete capito, io sono Giovanna, la hostess. Posso fare qualcosa per lei, signora? Prega per noi, Andrew, perché qui non si sa come gli era. Allora reciterò un Requiem Aeterna. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. E per lei, signora? Io sinceramente voglio che cosa la mette sotto le denti, perché... Ogni desiderio dei nostri passeggeri è un ordine. Ecco qua, uno stuzzicadenti, se lo metta pure fra i denti. E per lei, signore, qualcosa da leggere? Cosa abbiamo di bello? Adesso vediamo, eh. Tutto quello che può rasserenare il suo viaggio. Ecco qua, guardi, scelga. Abbiamo la rivista del viaggiatore sfigato. Mamma, sono caduto dall'aereo. Quando il mio aereo si schiantò contro l'Everest e volando fra fulmini e saette. No, no, grazie, quando leggo in aereo mi viene mal di testa. E per lei, signora? Signorina, prego. Ah, e per lei, signorina? Guardi, vorrei tanto fumarmi una sigaretta. Oh, quanto mi dispiace, ma su questo aereo le sigarette non sono permesse. Si possono fumare solo sigari, pipe e canne di vario genere. Ma nemmeno un alcolico? Oh, quanto mi dispiace, ma su questo aereo gli alcolici sono proibiti. Sono permessi solo ai piloti per riscaldarsi, perché il vetro della cabina è rotto. Oh, se volete, no, Andri, qui ci mon viasco de via, giusto così per tenerci su. Che gradiscete? Che no? Se succede qualcosa,
È meglio che succeda quando si è un po' allegri. Grazie, molto volentieri. Buono, ottimo corroborante contro il mal di volo. Sentire, sentire. Ullala, che delizia! Mi sento quasi volare. Volare! Oh! No, aspetta un po'. L'autoparlante ha detto che ancora stiamo per terra. E per lei, signora, cosa posso fare? È un calendario, ci avrò bisogno. Ma proprio un calendario. Ma per farne cosa? E lì c'è sta tutti i santi che ci mo proprio bisogno, vissi. Signora, mi dispiace, ma i calendari a bordo non ne abbiamo. Le posso offrire i libri che ho offerto prima al signore, me ne è rimasto uno. Faccio il testamento prima dello schianto, lo vuole, signora? Non rimane che lei, signor, signor... Gustavo! E che gustava? Ah, mi gustavo la pace di casa mia, sdraiato sul divano, finché sta disgraziata di moglie, ma non è venuta... Mi sei venuto proprio a te portare per forza a montare su st'aereo. Sentimi una cosa, ma mi è stato detto che... Quando parte qui sto fischiando le orecchie, ma è vero? Ma per quello ci sono qua io. Per lei ci vuole un bel chewing gum. Chewing gum? Che ci faccio? Cingomma, che ci faccio? Serve per evitare che la differenza di pressione le dia fastidio all'udito. Ecco. Eccone uno, tenga. E ne faccia buon uso. Comunque vi ricordo, signori, che su questa crociera il vino è consentito e consigliato. E serve per darsi coraggio. Però, Emilcare, vuole dire che ci siamo sbagliati. E che siamo sbagliati? Non hai sentito quello che ha detto la controllora? Che ha detto? Che lo vide era forte? No, no, quello! Ha detto che su sta crociera lo vise Pove. Vuole vedere che ci siamo sbagliati. Se stiamo a fare una crociera vuol dire che siamo obbligati a una nave. Non stiamo quindi sull'aereo. Senti, Martì. O la crociera, il mare lo dobbiamo attraversare. Sia con la nave, sia che con l'apparecchio sull'isola dei Cretini, nuate giù dei mogli. Senti, Gustavo, a me mi pare che qui c'è qualcosa che non va. Qualcosa è che non va bene? A me mi pare che ce ne parecchie qui le cose che non va bene. Ma stessi viri, girati alla rovescio. Perché? Per te? Signora, lo fanno per guadagnare dei posti in più. Ostetrica! Ostetrica! Oh, Remo, ma che ostetrica? Ostessa, signora, ostessa. Mi dica? Salve, signora ostessa. Ma non è che per caso ci vede un travaglio di stomaco quello con la rovescio qui? No, come vede, al lato di ogni sedile c'è il sacchetto per il vomito. Un sacchetto per il vomito? Ma questi i sacchetti dell'immondizia? Ma signora mia, ma che vuole pretendere? Questo è un volo low cost. E gli aerei sono quelli che sono. Sono tutti traballanti e vomiti a gogò. Così la compagnia ha dotato l'aereo di questi sacchetti grandi, ne basta uno per tutti. Tutti i santi e lo purgatorio, pensateci voi altri. Gustavo, ma che stai a fare? Chito? Ma che ti sei messo dentro queste orecchie? Lo stesso l'ha detto, che quando parte qui tu, ti fischi dando le orecchie e allora io il tappo, no? Ma io non penso che ce la mettessi dentro le orecchie, questa è per ciacca. Se no, non senti niente, si è capito? Meglio, meglio così, almeno non sento tutte le stronzate che mi dici. Vabbè, 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 ho capito, ho capito. Vorrà dire che me la metto dopo, dopo che siamo partiti me la metto. Mamma mia, quanto è lungo! Lungo, grosso! È la prima volta che lo prende? No, ma così lungo e grosso mai! Mi scusi, dove mi devo sedere? È lì, sopra il biglietto. Simpatico, sopra il biglietto mi devo sedere? No, c'è scritto sopra il biglietto il posto dove lei si deve sedere, vede? Fila A, posto 16. Oh, prego. Mi scusi, signor hostess. Scusi, commendatore, ma... che dice? L'avrà preso mai? No, sì. L'ha preso. Si vede che è un tipo che viaggia molto. Buongiorno, prego, monsignore, no. Si accomodi. Sì, prego, fila 16, posto C. Prego, grazie, monsignore, grazie. Prego.
Buongiorno, monsignore. Piacere, Manolo. Piacere, padre Augusto. Mmm, che gusto. Augusto. Amilcare. Oh. Ma, Amilcare, ma, dimmi, ma perché questo parla così? E questo parla così perché... E penne tanto, penne. Penne? E se penne come facciamo, no, noi altri, a te culla per diritto? Zitta, non hai capito, zitta che te senti, zitta. Anche lei è la prima volta che lo prende così grosso? Così grosso mai. Quando è stata la prima volta che l'ho preso? In un pellegrinaggio in Senegal. Ma non era un volo low cost. Un volo normale. Molto normale. Capitano può decollare. Capitano può decollare! Scusate, è un po' sotto. Il comandante Volavassi vi dà il benvenuto a bordo del volo 1717 della Via Crucis. Siamo pronti al decollo. Aggrappatevi ai rispettivi sedili. Dite la vostra preghiera preferita e non fatevela addosso. Siamo lieti di comunicarvi che tutti gli aerei della Via Crucis sono uno schianto. Come si schiantano i nostri aerei, non si è mai schiantato nessuno. In caso di improvvisa perdita di pressione, le maschere d'ossigeno scenderanno da sole. Invece di strillare, acchiappate la maschera e tiratevela in faccia. Il comandante Volavassi vi augura buona fortuna. Quelle maschere ci sia veramente dell'ossigeno? Io penso proprio di no. Credo che servano solamente per attutire le grida di spavento dei passeggeri. Che era arrivato in fondo alla pista se è cieco. Ha un sistema che non sbaglia mai. Quando sente le urla dei passeggeri, riesce a capire quando è il momento di tirare la cloche. È il vostro comandante che vi parla. Probabilmente ce la faremo ad arrivare in quota. Se il carburante basta e se il carrello tiene, prevediamo anche di atterrare, prima o poi. Il comandante Volavassi augura ai passeggeri buon volo. Per allietare il tempo del volo, verrà diffusa una musica rilassante. Perché se muoi? E se muoi perché siamo partiti, mi sa. Volete che siamo assunti in gelo? Non pensare a essere la Madonna adesso. Su, assunti in gelo. Intanto gli muovi in su. Speriamo che sulle curve vaga piano, perché sennò sai come sei onna. Scommetto che sul cruscotto del capitano c'è una targhetta che gli ha regalato la moglie con scritto non correre, pensa a me. Gustavo, è annoiato, chi ci pensa? Tranquilla, Raimondo, anche c'è i molisandini, questi che ci hai attaccati qui sul collo, ci pensa loro. Commendatore, potrei stringere la sua mano? Mi sentirei un po' più sicura. Stringa, Luana, perché a me si sta stringendo qualcos'altro. Signori passeggeri,
È il vostro capitano che vi parla. Stiamo volando in direzione di Creta. Abbiamo appena raggiunto l'altezza stabilita. Siamo a 5.000 metri di altitudine, almeno credo. Potete slacciare le cinture di sicurezza e muovervi liberamente. Però per favore rimanete dentro l'aereo. Il tempo per fortuna è buono. L'arrivo previsto è fra 2 ore circa. Sempre che ci arriviamo. Oh mio Dio, oh mio Dio! Signore e signori, mi scuso se poco fa vi ho fatto preoccupare, ma mentre parlavo la hostess mi ha fatto cadere sui pantaloni una tazza di caffè bollente che mi ha ustionato. Dovreste vedere come si è ridotto il davanti dei miei pantaloni. Dovresti vedere come si è ridotto lo dietro dei pantaloni mia. Comunque, fra pochi istanti vi verrà fornito il pranzo. Per il vomito sono previsti sacchetti appositi. Se non li trovate, siete pregati di vomitare addosso al passeggero che avete accanto, per non sporcare il pavimento. Buon volo! Si informano i signori passeggeri che su questo aereo sono previsti 3 menù a loro scelta. Oh, meno male, se magna! Primo menù, antipasto di mare, saltimbocca alla romana e spiedini di pollo ruspante. Secondo menù, carpaccio di salmone, linguine alla bolognese e trancio di aragosta. Terzo menù, abbiamo l'antipasto di filetto di trota croccante, baghetta alla carbonara e infine pesce spada con pepe nero di Cayenne. Per tutti, torta amalfitana con ricotta e pere e da bere spumante del nostro suolo italiano. Il signore ha scelto? Io ho scelto, è una bella spaghettata, ce la vuole proprio. Menù numero 3. Ecco qua, questo è il menù numero 3. E che fai, lo apri scrianzato? Oh, se c'ho fame, c'ho fame, no? Che stai aspettando? Ma non t'ammarrato l'educazione, se comincia a mangiare tutti insieme, no? E per lei, signora? Siccome io ho lo stomaco delicato, ma la panza mi sbrondola come una caffettiera, io pirio lo salmone. Ma lo salmone piglieresti? E come si arriva? Che non sai manco quello che è lo salmone, tu? Mi piace la parola. E poi non l'ho mangiato mai. Scommetto che lei l'aragosta non se la fa scappare. Mi ha letto nel pensiero, ha giudicato menù numero 2, trancio di aragosta. Posso suggerire alla signora il menù numero 1, il saltimbocca alla romana? Ma sì, tutto ciò che mi salta in bocca mi piace. Oh, signora hostess, è possibile un menù anche per me, il numero 1? Ne faccio fare uno anche per lei, monsignore? No, grazie. Il signore desidera? Ah, io ho già scelto menù numero 3, pesce spada. Ecco qua. Manca solo lei, signora. Non si potrebbe avere un po' di misto a tua scelta? Sì, non sì. So, l'antipasto di mare, linguine alla bolognese, spiedini di pollo. Sì, sì, guardi, ogni desiderio dei nostri passeggeri è un ordine. Ecco qua, signora, la sua porzione, prego. La compagnia della Via Crucis vi augura un buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti, signori. Non vedo l'ora di assaggiare queste delizie. Ma non ce l'hai detto? Cosa stanno salmoni? Un po' piccolini. Non le sembrano anche lei un po' piccolini, monsignore? Ma questi non saltano in bocca. Speriamo di no. Ma queste... sono arachidi tostate, altrimenti dette bajiji, noccioline americane o pistacchi di terra. Ma li 3 menù che ci aveva detto? Sentite un po', passeggeri trogloditi e cafoni, ma che cosa pretendete su un volo low cost? Champagne, caviale e aragosta? Ma allora perché ci dito? Perché? Perché beh, il pranzo, così vi rilassate, state in allegria, è tanto triste quassù. Ah, dimenticavo, il tovagliolo. Metti il tovagliolo che sono vi sporcati. Prego. E con lei, signore? Prego. Grazie. Prego, prego. Monsignore, anche per lei così. Per l'aiuto, monsignore. No, no, no. E da bere? Ecco qua, un bel bicchiere d'acqua. E ve lo passate perché a bordo abbiamo un bicchiere solo, purtroppo.
piccare, non gliela faccio più, non gliela faccio più. E pia o pari non lo sa, non gliela fai più, c'è sta lì? Ma no, è la panza mia che non gliela fa più. Signorina, signorina. Sì? Posso ritirarmi? Come ritirarsi? Vuole diventare più magra? No, è la panza mia che vuole diventare più vuota. Ah, ho capito, 2 euro. Paga Milcare, dai. Posso sapere dove sta lo bagno? Sì, guardi fuori. Lo vede quel buco sull'ala? Eh? È quello. Come quello? Ma non vorrei dire che devo scappare fuori per... La compagnia, per ricavare più posti sull'aereo, ha deciso di fare il bagno proprio lì. Le apri il portellone? Ma manco per sogno, guarda, tengo duro e basta. Amicare, dì qualcosa pure tu. Tieni duro, tieni duro. Tutto a posto qui? Tutto a posto, capitano, tutto a posto. Ma non c'è nessuno di là che guida? Nessun problema. Questo aereo è del tutto automatico. Pilota automatico, posizionamento della rotta automatico. Sistema di apertura del carrello automatico, indicatore di caduta automatico, invio di SOS automatico, sistema di atterraggio automatico, arresto automatico, apertura del paracadute del capitano automatico. Come apertura del paracadute? Non si sa mai cosa può succedere con i voli low cost, meglio essere previdenti. Mi scusi, comandante, ma non le sembra un po' strano che ci facciano volare con un capitano che non ci vede una mazza? Una mazza? Monsignore, ho capito bene, una mazza? Mazza ammazza e tutti in razza. Non dovrebbe essere in pensione con l'invalidità al 100%? Giusta osservazione, gentile signora. Dicono che la pensione non mi spetta, poiché affermano che il mio difetto sia psicologico. Sarà anche psicologico, ma a me mi pare che non ci vede lo stesso. Uno, non due, tre. Non ci vedo. Mi scusi, comandante, ma non le sembrano troppo rumorosi questi motori? Oh, se vuoi li potevo far smorciare. No, li lasci pure così, Non ci sa mai. Mi scusi, comandante, visto che è qui fra noi da un bel po' di tempo, ma è così sicuro che siamo sulla rotta giusta? Dubita forse della mia esperienza, signorina? Ma no, non mi permetterei mai. Comunque, vedo delle masse bianche proprio sul mare, qui sotto. Mi sa dire che cosa sono? Come avrà ben capito, io sono leggermente non vedente. Cosa vede, Giovanni? Su, riferisca. A me sembra di vedere degli iceberg che ci sfiorano. Come che ci sfiorano? Voliamo davvero così bassi? Beh, sugli oblò si vedono dei grossi spruzzi d'acqua. Allora mi sa tanto che si sia rotta la rotta. È vero, nel Mediterraneo non ho visto mai degli iceberg. Non vorremmo fare la fine del Titanic. Vado subito a correggere la rotta. Adesso ho capito perché lo chiamano capitano vola bassi. E sentite come sta? Si è rotta la rotta. Madonna, non è che la potrei pure accomodare. Ma che te saccia io, Remo, che te so. Se fosse per me, ci attaccheremo con le nastro solande. Oppure piglieremo con le silico e via. E per fortuna che qui sopra dove sia stato tutto automatico. C'ho una paura io. Hai detto ci portare a Creta. Vuoi vedere che qui si ci porta fino in Groenlandia, capaci? Ma che, si scemo? Ma io non mi sono portato manco la giacca a vento, ma che dirai? Oh, a Sabello mi sarei portato anche gli sci. Signori passeggeri, è il vostro capitano che vi parla. Stiamo invertendo la rotta. Per un leggero disguido tecnico, l'aereo stava puntando sul polo nord. Comunque è tutto sotto controllo. Siete pregati di aggrapparvi forte ai sedili, mentre ci riportiamo nella direzione ottimale. Signori passeggeri, abbiamo effettuato la manovra di correzione rotta. Ora stiamo volando verso sud, almeno credo. Il capitano vi riaugura buon volo. Mi sa che qui c'è sta qualcuno che porta sfiga, eh? Non sarai mica tu, vero? Io? E perché dovrei essere io a portare sfiga? Sei tutto vestito di nero, guarda, mi sembri un pipistrello. Il polo nero, dalle parti mie, porta pure sfiga. Ma mica è vero, monsignore. A lei il nero sta benissimo. Scusi, signora, ma non è l'abito che fa il monaco? Ma può essere l'abito che porta sfiga, però. Io, infatti, quando vedo un gatto nero, me ne storno sempre. Ma, monsignore, ma i monaci con quei sandali non sentiranno freddo? No, perché porta pure i garzitti.
Ma dimmi una cosa, lei, ma che lavoro fai? Beh, a dirla tutta, io ho a che fare con le salsicce, con i salmoni, con i salmi gregoriani. Ma che c'entra i salmi gregoriani con le salsicce e i salmoni? Che c'entra? Ma che salsicce e salmoni? Io ho a che fare con le salme. Eh sì, a questo punto diciamolo pure. Il commendator Codegoni è un grosso impresario funebre. Infatti stiamo andando nella sua isola a portare la salma di una persona molto in vista. Ma se è così in vista, dove sta che non si vede? È sotto di noi, nel bagagliaio. Oh mamma mia, ma hai sentito che sta qua sotto? Ho sentito, sì. Senti Martì, quando ritiriamo i bagagli io di sotto, state attento, non ti sbagliare, non vorrei che ci portiamo un morto sull'albergo. Scusate, ma non potete piare un aereo? Proprio su questo dovete montare. Un aereo vale l'altro. Ma la sfida è sempre la stessa. Ecco perché qui le cose va male. Con su becca morto qua dentro, c'era proprio da aspettarselo. Io dicevo di metterlo ai voti. Chi è che dobbiamo mettere ai voti? A lui becca morto, no? Uno ultimo di sotto, o ce lo teniamo qui, no? E quello che succede, succede. Se può. Non si può che? Mettolo ai voti? No, non si può buttarlo dall'aereo. Perché no? Perché i finestri ad acciughi non c'è franca. Allora vuol dire che ce lo dobbiamo tenere. Sentite un po', chi ve l'ha detto che sono io quello che porta sfiga? E voi che siete saliti uno con il paracadute e l'altro con l'occhetta? Pessimisti così non ho mai conosciuto nessuno. Siete voi che portate la scalogna nera. E chi lo dice che siamo noi? Ma c'è qui di due per l'altra parte, no? Non hai visto la signora che ha ordinato quel pranzo? E chi se lo ricorda? Me lo ricordo io, l'usarmone ha ordinato. E allora? E che vuol dire salmone? Una salma grossa, no? E essa che per primo ha minduato le sarme. Sentite, signori miei, che ne direste di darci tutti una calmata? Oramai siamo in ballo e balliamo. E che Dio ce la mandi buona. Amen. Comunque, voi andri vicchi, siete carestosi imbestati. Cugine mi era così poretta che quando gli è morto lo marito, manco una cassa di legnaccio gli ha potuto comprare. Sai che gli ha fatto? Gli ha attaccato direttamente le maniglie sulle fianche e l'ha sotterrato, cusì. Le faccio presente, cara signora, che io non sono un becchino, ma un impresario di pompe funebri, che è tutta un'altra cosa. Mi piacerebbe sapere perché si chiama pompe. Per forza, basta vedere come pompa i prezzi. Signore, ho capito bene? Pompe o tombe? Pompe. Non parletemi dei funerali, per carità, perché sto ancora ingazzata. Quando è che stai ingazzata? Incazzati? Ma stanno tutti incazzati, monsignore. Anche lei è incazzato? Se continui può essere. Ma la morsa un cane o è superstiziosa? Ma che superstiziosa? Mi ricordo te quello che ha combinato sto disgraziato. Ma che stai a dire, mo? Ma che dici? È tutte stronzate queste, tutte stronzate. E poi, se te l'ha detto cugine, madre. E mica solo essa, anche le amiche mie. T'ha visto che stavi dietro la cassa di Peppina? Ce lo potrebbe anche raccontare? Non serve niente, tutte chiacchiere delle donne. Chiacchiere delle donne? Fatto sta che al funerale di Peppina, la moglie di Vetto, c'è stava una cosa strana. Non c'era la cassa. Come non c'era la cassa? Se era un funerale? Staremmo freschi, noi impresari funebri, se si facessero i funerali senza casse. Davanti c'erano i preti, dietro Vetto tutto dolorato, con Luca, con un guinzaglio, e dietro a esso una trentina d'uomini. Sto disgraziato che Gustavo si è avvicinato a Vetto e gli ha chiesto perché non c'era la cassa. E Vetto gli ha risposto che non ci aveva potuto mettere la moglie dentro la cassa perché se l'aveva mangiata Luca. Un gorbo se è grosso e cattivo, Suca. E io non lo so com'era Suca, però se l'ha mangiata per davvero. Cosa c'entra suo marito a questo punto? Quando Gustavo ha saputo come gli tiri fatti, non è gli tu da Vetto a chiedergli se gli puti avvenne Luca? Capito, questi uomini mai fidarsi, specialmente dei mariti. E si può sapere poi come è andata a finire? Gliel'ha poi venduto il cane? No, gli ha detto di mettersi in fila dopo che gliel'aveva chiesto tutti quell'altri. Signori,
Monsignore, lei la sente la musica? Monsignore, ma che musica le piace? Il silenzio. Ah, il silenzio! Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla. Al momento abbiamo vento molto forte in coda. Stiamo attraversando una zona di turbolenza. Per questo il volo sarà per un po' traballante. È in atto un temporale. Non spaventatevi dei fulmini. Solitamente non colpiscono mai l'aereo. Se tuttavia questo avvenisse, vi consigliamo una preghiera molto breve, perché non fareste in tempo a dirne una più lunga. Amicare, c'ho paura, guarda la zampa mia! Ti sei fermata, Martì? Guarda che questi scongassi li fa apposta loro. E faccia dici di quelle quattro nugelle che ci ha dato e con lo zuzzo di pranzo di prima. Senti, se non stai tanto è, ti chiamo l'ostetrica, capito? Ostetrica! Ostetrica! Sì? Non è che per caso c'hai una pasticca per far dormire a moglie, ma no? Su questo aereo non manca nulla. Ferma, ferma, ma che fai? Ferma! Un colpo ben assestato e la sua signora si calma subito. Lascia perdere che a moglie, ma gli si basta da solo, gli si basta. Monsignore! Si muove tanto! Non ti costa tanto però, eh! Gustavo, hai visto come si chiama l'aereo? Ma no, io non lo so, non ho visto niente, non faccio niente. Che ne so l'aereo come si chiama? C'è scritto baracca! Avete proprio ragione. A vederlo com'è conciato, potevano chiamarlo solo così. Gustavo, non sarebbe meglio che facessi il testamento? Impossibile, è impossibile proprio, guarda! Perché impossibile? Perché? Come fai? Non vedi? Con tutti questi sbarzi! Come fai a scrivere? Non si può scrivere, no? Come fai, Vili, che là dopo che deve leggere, come fai? Hostess! Hostess! Venga un attimo qui, per favore! Mi dica, signore, mi dica. Pensa che stiamo per precipitare? Ancora no, signore. E come fa a essere così sicura? Perché è successo altre volte e il filo di ferro con i chiodi hanno sempre tenuto. Visto? Che le dicevo? Tutto tranquillo. Ora che si è calmato tutto, passerò con il carrello del duty free e vi farò vedere i nostri prodotti che sono esenti da tasse. Magari tu stessa che passa e tu con il duty free, che vuole fare? Ma chi capisce? Duty free! Prego, signori, abbiamo sigarette, liquori, fuochi artificiali, profilattici, consigliato di non usare a bordo, cornetti portafortuna, rosari, DVD di film dell'orrore e un paracadute di seconda mano. Niente, signori? Scusami tanto, non ci avresti anche i frammenti lattici oppure, come si chiama, oppure le pasticche per la diarrea? Ce l'avresti quelle? Ma che ci ha preso per una farmacia, signora? Ho capito, i soliti viaggiatori low cost non comprano mai un tubo, soliti pidocchiosi. Amicare, io Arvini fittirei una marca. Ma che gorbo dici? Così ci scambia per profughi e c'è il manno arredo. Comunque io su sto coso non c'è il mondo di sicuro, eh. Io te lo dico, non c'è il mondo. Oh, guarda che siamo pagato sia per dì che per venire, eh. Come questo coso? Questo non è un coso, ma un aereo. Si ricordi che su questo velivolo volava Francesco Baracca, prima di essere abbattuto da un colpo di fucile nel 1918. È stato ripescato e... Chi, Francesco Baracca? No, l'aereo è rimesso in servizio nel 1930 ed ha volato egregiamente fino ai tempi nostri, come loro potranno constatare. Ed è per questo che l'hanno chiamato Baracca, in nome dell'eroico aviatore. Hanno fatto delle ottime modifiche, hanno aggiunto due reattori, ma di seconda mano, e vola baldanzoso e orgoglioso per i cieli. È guidato da un pilota Welch. È fortunato lui. E perché è fortunato? È perché in caso di incidente non vedrà la morte. Amilcare, io lo so chi è il più fortunato, lo più tranquillo di tutti noi altri. E chi sarebbe questo fortunato e tranquillo più di noi altri? È lo morto che sta qui sotto, no? Quello non gli potrà capitare più niente, di sicuro. Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla.
allacciate le cinture di sicurezza, poiché stiamo iniziando la manovra di atterraggio. La cintura? Monsignore, dov'è la cintura? Monsignore, dove mi attacco io, monsignore? E dove mi attacco, dove, signore? Alla manovra. Dove? Ah, grazie, monsignore. Anche se abbiamo perso il motore destro, niente panico. Viaggeremo più leggeri e arriveremo prima. Signore e signori, è Giovanna, la vostra hostess, che vi parla. Vi informeremo in diretta sullo stato del volo. Siamo a 500 metri di altezza e vediamo, tranne il capitano, la pista di atterraggio. In questo momento abbassiamo il carrello. Scusi, comandante, perché il carrello non scende? Giri quella manovella, è un po' rugginita. Ma la manovella l'ho girata, ma non so se il carrello è sceso. Vorrà dire che atterreremo sulla bancia. Siamo a 200 metri dalla pista. Tra poco, se la fortuna ci assiste, toccheremo terra. Attacco la pianta! Quale pianta? Capitano, quella che ormai abbiamo sulle ali. Accidenti! Due gabbiani si sono infilati nell'unico motore che abbiamo in funzione, capitano. No problem. All'arresto del motore li togliamo e ci rimangiamo vivi. Si avvertono i signori passeggeri che abbiamo toccato e stiamo trascinando sulla pista tutto quello che resta dell'aereo. È il vostro comandante che vi parla. Cercheremo di fermarci prima di sbattere contro il muro dell'aeroporto. Anche il muro c'è. Il muro è duro. Sì, perché la pianta no invece. Monsignore, mi tengo forte perché il muro è duro. Monsignore, ma come calma, monsignore? Ce l'abbiamo fatta! Quando il fumo dei pneumatici si sarà sollevato e i campanelli di allarme saranno stati spenti, apriremo le porte e potrete attraversare i rottami e raggiungere il termine. Il capitano vi ringrazia di aver volato con l'Avia Crucis. La prossima volta alla barca, Peglimo, dall'aereo! Ringrazili pure da parte mia, dille pure per me che è stato bravo, ringrazili. Siamo vivi! Sopravvissuti! Amilcare, non c'ho più bisogno degli allarmati. Che hai fatto? Fatto tutto durante l'atterraggio. Oh, poi tu risparmiato 2 euro.